Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia. Qui è Chiara. E benvenuti al sesto gameplay di Pokémon Spada e Scudo. Fortunatamente devo dire che questa community comunque ha dimostrato di saper parlare. Salvo qualche eccezione rara, meno felice, devo dire che sono contento del fatto che in queste live si stia parlando tanto di questo gioco in maniera seria, giusta, secondo me. Ehi là, sto andando a Roma, ti va di accompagnarmi? No, perché noi dobbiamo visitare la città. Devo tornarci comunque, visto che è lì che si trova il prossimo capo palestra. No. Apprezzo la tua sincerità, tuttavia devi continuare la sfida delle palestre, giusto? La tua prossima tappa è Chichester e tac, per arrivarci dovrai passare comunque da Roma. Chichester, la prossima tappa è città Terme. Chianciano Terme, però non c'ha la neve. Terme e neve. Val d'Aosta. È Moena. Sì, è un posto dove sono stato in montagna. Dimmi un altro posto di montagna che ti piace. Dov'è che eravamo stati vicino a Belluno? Tu lo sai fare. Alleghe! Che stupido! Alleghe, che ecco, sì. Alleghe. Alleghe. Va bene, andiamo a Alleghe, ragazzi. La tua prossima tappa è Alleghe. Ora Fantum. Ora Fantum. Ehi Fantum. No. Molto bella questa città, per quanto sia piccola. È forse la città più insulsa a livello di esplorazione, la più bella da vedere. Che vola lì sopra, vedi? Vola intorno. Che fluttua. Si lo vedo al funghetto. Un fungo. Ho sentito che hai sbaragliato la palestra di Latermore. Tieni, ti sei meritato questa MT. Ah. Grazie, sciagura. Bella me. Ma. Allora tu. Io adesso prendo quella che tu hai preso nella quarta palestra. Vero! Sciagura, io l'ho presa da Onion. Ragazzi, le teorie le passo a Chiara. Non è semplice e facile decidere se evolvere un Pokémon oppure no. La forma evolutiva è più. La forma evoluta è più forte, ma l'aspetto del Pokémon cambia. Vuoi sapere come diventare più forte? Vabbè, violite questo da sicuramente. Il Gigamax non si passa ai figli. È l'unico tratto totalmente non briddabile. Che anche quello ha senso, ma inserito in questo sistema aggrava la situazione. Ha senso perché tu lo vai a mettere nel gioco in cui per la prima volta puoi modificare a posteriori le caratteristiche di un Pokémon. Mm-hmm. Questa è la prima generazione in cui tu puoi cambiare la natura e cioè anche la natura oltre alle IV di un Pokémon già adulto. Ok. E quindi ci può stare che una Gigamax non è passabile. Sì, perché tanto la puoi rendere perfetta. Perché c'è solamente una cosa. No, via due. Le IV a zero? E la Hidden. E in realtà questo sarà un grande problema, perché significa che fino a che praticamente a Trini un Pokémon che necessita delle IV a zero non sarà disponibile, come Butterfree lo è ora, Corviknight o Centiscorch, sarà impossibile trovarne uno 0 IV. E comunque lì RNG. Farmare raid di Atrini finché non ti esce 0 IV. Vabbè, queste le evolve condensate, ma sciamo a come dei pazzi. Ovvio che le Hidden le trovi, il punto è che le devi trovare in concomitanza con la Gigamax e con la 0 IV. Che ti deve entrare nella ball. No, ma non, senza arrivare anche alla 0 IV, ok? Vabbè, certo. Di base, se ti serve una Gigamax con la Hidden, o al contrario, se come ti Machamp. Serve una Gigamax che non abbia la Hidden. 4 Machamp ieri, ragazzi. No, l'altro ieri, 4 Machamp Gigamax coi trucchetti di resetta la Switch 4 prima di trovare quello con No Guard. Sono l'unico Francis qui in giro. Chi mi cerca? Una lettera per me, dici? Ah, già. Dai la vecchia lettera a Francis. Chi me la manda? Oh, Pauline. Quanto tempo e quanti ricordi. Da bambini giocavamo spesso insieme. Era malata, ma me l'aveva tenuto nascosto. Quando lo scoprì mi sentì ferito e finimmo per litigare. Poi mi sono trasferito in un'altra città e non l'ho più vista. Come l'hai trovata? Stava bene? La mia Pauline. Che ti prende? Hai perso la lingua? Io gli ho detto sì. Comunque grazie per avermi portato alla mente tanti bei ricordi. Eccoti un piccolo regalo. Tomba. Ah no, ok. Sto la scelta. Dopo torniamo. Tanto ci dobbiamo tornare per forza a Roma, quindi andiamo a vedere. Non mi disturbare, sono nel mezzo di una conversazione importante, non vedi? E questo significa che vede i fantasmi anche lei? Eh sì. Mio nonno è molto felice adesso, grazie per avergli portato la lettera. Poi diceva non brillava un tappeto. Allora, lui ragazzi, io non l'ho completato neanche nella main quest, perché lui ci fa, sono un Pokémon, lotta con me. Ascolta il mio ragionamento, uno Scorbunny e uno Sizzlipede appartengono forse alla stessa specie? No, giusto? Eppure li chiamiamo entrambi Pokémon, nemmeno io sono della stessa specie di uno Scorbunny, e tantomeno di un Sizzlipede. Ne consegue che anch'io potrei essere definito un Pokémon. Fila perfettamente, vero? No, non serve che mi assecondi, lo so anch'io che è impossibile, solo che avrei tanto voluto diventare un Pokémon. Non arrenderti.
Ma certo, la soluzione sta nell'abbigliamento. Cambiarsi d'abito aiuta a sentirsi diversi. Se mi sento un Pokémon per certi versi vuol dire che lo sono diventato, giusto? Giusto? Tu, mostrami dei vestiti in grado di esprimere il mio fervore. Indossa dei capi d'abbigliamento al design infuocato. Io non ho capito cosa vuole questo. Non l'ho fatto neanche nella partita principale. Mi sono messo una maglietta di Arcanine per cercare di triggerare qualcosa, ma non è successo niente. Quindi o bisogna vestirsi tutti di rosso o non so cosa minchia fare. Quindi se l'avete già fatto, ditecelo, che no, magari uniforme di Kabu, di Kabu, no, neanche la divisa di Kabu è stata la cosa più ovvia che ci è venuta in mente e non funziona. Ok, quindi la tuta serve, tuta di fuoco più guanti di fuoco eccetera, va bene. Allora magari stiamoci attenti, quando li troviamo li compriamo. La card di Poppy, avete ragione ragazzi, leggiamoci la card di Poppy. Poppy, ma anche altre ce ne mancavano, no? Eravamo arrivati fino a Kabu. Allora, la capopalestra più anziana di Galar, Poppy ha ereditato il suo stadio 70 anni fa da sua madre, mantenendo questo ruolo ininterrottamente da allora. Ultimamente si è resa conto che la sua visione del mondo è un po' datata e sta cercando un degno successore. Ho un appunto su questa roba che mi è appena venuto in mente, capiamo. Sostiene che la vera natura delle persone si palesi nei momenti di difficoltà e per questo mette alla prova gli sfida palestre coi suoi quiz insidiosi, ma c'è chi sospetta che in realtà sia mossa da semplice cattiveria. Al di là del fatto quindi che sia una trollona bastarda, è interessante la storia dei 70 anni. Noi sappiamo che Rose è stato il fautore delle Dynamax, dei polsini Dynamax, perché lo sviluppo è stato fatto per Rose, è stato detto proprio prima nella trama e vi anticipo che verrà menzionato anche dopo. Quindi questo significa due cose che devo verificare nella trama perché non le ricordo se vengono dette o meno. O la famiglia di Rose è al lavoro agli stadi da prima di Rose, quindi c'è una dinastia dei Rose che in qualche modo sta lavorando agli stadi, oppure, visto che ci è stato detto che prima gli stadi non erano in questo modo, significa che c'è una lega pre e dopo Rose. Ma io, cioè, avevo dato per scontato che fosse così, visto che Rosa stesso ha partecipato alla Lega ed era un po' improbabile. Hai ragione che lui avesse lavorato effettivamente alla sua stessa Lega. Hai ragione. Cioè, aveva più senso che lui avesse partecipato come allenatore quando era giovane in un circuito che già era comunque almeno esistente, magari non era mediaticamente diffuso o apprezzato Ti e seguito e tutto il resto, però comunque era già preesistente come una normalissima lega. E poi dopo non essere riuscito a diventare campione si è spettacolarizzata grazie al fatto che Rose non è diventato campione, ha scelto Dandel, si è spostato dalla parte del management. Siamo noi. Io non gioco e facciamo i casting degli internazionali, perfetto. Ok, ora mi è chiaro, va bene, figa questa cosa. La Burnetto? Vai. Da molti ritenuto il capopalestra più forte di Galar, la Burno ha sviluppato il suo stile di lotta incentrato sulle condizioni atmosferiche grazie alle vittorie che ha accumulato lottando nei contesti più disparati. Ragazzi, qui una prima citazione al competitivo, intelligentissima, perché scoprirete giocando il competitivo che è Weather War stavolta, è come bianco e nero. Il fatto che venga descritto la Burno come un weather setter è in realtà una grande citazione a come si svilupperà il competitivo reale nel nostro mondo. È una citazione unita a... A cosa? Boh. A un'altra cosa. Chi lo sa? Ecco. Gira la voce che un allenatore del suo calibro potrebbe diventare facilmente il campione in altre regioni, ma il suo obiettivo principale è innanzitutto sconfiggere Dandel. Le foto che carica sul suo account Instagram ricevono un sacco di like, anche se in alcuni non si vede granché a parte una violenta tempesta di sabbia. Poi, Mary che camminava su sentieri più scuri, l'abbiamo già letta. Ah, poi c'è Anderson, il tizio che hai trovato a caso. A caso. E poi, invece, abbiamo Fabia e Onion. Comincia tu. Onion ci dice... Un giovane misterioso capopalestra che indossa sempre una maschera in pubblico. Possiede più di 100 maschere tutte uguali in modo da essere pronto nell'eventualità in cui dovesse perderla. Ecco Ray Taylor. In alcune interviste ha affermato di riuscire a vedere i Pokémon di tipo spettro defunti in seguito a un incidente subito all'età di 4 anni che lo ha lasciato quasi in fin di vita, ma non si sa quanto ci sia di vero in questa storia. Ma serio? Wow, questa cosa mi dispiace che non sia approfondita nella trama. Questa cosa è fichissima, perché non c'è? Peccato! Ma in realtà non abbiamo visto com'è il rematch con Onion, perché non abbiamo fatto il postgame. Perché poi, non diamo spoiler, ma ci potrebbe essere dell'altro, è vero. Ragazzi, ok, mettiamoci una pausa su Onion, potrebbe esserci qualcos'altro. Assurda sta cosa che ha avuto un incidente che l'ha lasciato in fin di vita.
Invece Fabi è cresciuta seguendo un severo programma di allenamento messo a punto dai suoi genitori per lei e per il suo Pokémon. Per via del suo eccezionale senso critico e per la sua capacità di rimanere calma in qualsiasi situazione, molti la credono una persona poco emotiva. In realtà cerca solo di non scoprirsi davanti agli avversari, ma non riesce a nascondere il suo vero stato d'animo ai suoi Pokémon. Il suo segreto è la passione per i dolci, ma da quando i suoi fan lo hanno scoperto, non riesce più a mangiarli tranquillamente. No, povera Fabia. No. Fabia è molto più, come dire, tra l'altro Fabia ha dei caratteri che sono indubbiamente praticamente Japanese. Cioè, sembra proprio di leggere degli hiragana, laddove invece Luigi è il tuo. Sì, sì, è Luigi. Che c'è? Ah, ok, non ci sei tu? Stavo cercando di raggiungere le due case che si vedono sullo sfondo. No, non che si sono può. Solo di sfondo. Rip. Che c'è? Ti diverti a guardarmi ora che non sono più uno sfida palestre? Si vede che non hai nulla di meglio da fare. In effetti no. Già, immagino. Ora che non devi più vedertela col mio genio, ne hai di tempo da buttare. Che risposta priva di carattere, perfettamente in linea con le tue scarse capacità da allenatrice. Stammi bene a sentire ora. Io non mi do per vinto, che sia ben chiaro. Diventerò il nuovo campione di Galar e conquisterò la fiducia del presidente. Andrò da lui e gli chiederò di lasciarmi partecipare alla sfida delle palestre. Ah, è quel ragazzo. Come allenatore mi va proprio genio. Più fatture di così non si possono fare. È perfetto e contrasto allo stesso tempo. Le personalità sfaccettate mi intrigano. Bene, è ora di affrontare la missione della mia palestra, ragazzo. Rosa. Profilo perfettamente instagrammabile. Placement sulle tue giacche. Odori di fattura. Tu sei Poppy. Si può sapere cosa ti ha preso? Dimmi la verità. Non ti senti tradito da quella Olive che prima ti usa per accumulare desiostelle e poi ti getta come se niente fosse? E non ti paga neanche. Questo se ci fossero dubbi sullo stellare rapporto tra Beat e Rose Olive che non esiste. Vieni con me. Potrei avere qualcosa di interessarti da farti fare, fega. Anche se ovviamente dipende tutto dal tuo impegno. Vuoi mettermi alla prova? E sia, potrei sfruttare la tua lunga esperienza per apprendere qualcosa in più sulle 10 stelle. Noi andiamo allora, tu prosegui pure per Alleghe. Sai dov'è il percorso 7, no? Plebe. A me è piaciuto molto questa parte, perché possiamo leggere senza andare troppo fra le righe un Beat che passa da Fax Given Zero a sì, vengo con te per le 10 stelle. Perché in realtà abbiamo visto che l'unica cosa che vuole Beat è che qualcuno abbia interesse in lui. E per la prima volta nella storia c'è un personaggio che stravede per lui. Perché vede questo Rosa, vede il suo essere anche secondo me molto femminile. Perché Beat è molto femminile nelle movenze, si aggiusta i capelli in continuazioni. Poppy vede l'allenatore che lei si è immaginata. Anche perché dai documenti e dai suoi dialoghi abbiamo scoperto che Poppy non frega un cazzo di domande a cui rispondi, perché Sonia aveva tutte e tre le domande giuste, le risposte erano tutte corrette, quindi Sonia conosceva tutto, ma non andava bene per lei, perché Poppy vuole qualcuno che sia come lo vede lei il suo successore. Quindi per la prima volta Beat si sente approvato da qualcuno e quindi subito si dice sì, va bene, potrei farlo, perché sai. In qualche modo Beat si è sentito apprezzato e subito si fionda da Poppy. Vedremo poi come si evolve la cosa. C'è un'altra cosa, una chicchetta di Beat che hanno inserito i programmatori, che a me è piaciuta da Dio. Vedremo poi qual è. Intanto, ragazzi, dobbiamo andare a vedere il fantasma innanzitutto, perché è la cosa che più mi interessa. Ah no, sono stato cock-blocked da Sonia. Vai. La qualità dei tuoi commenti oggi è proprio alle stelle. Mamma mia. Ehi là, come sta andando con le medaglie? Io stavo facendo qualche ricerca sulle statue che abbiamo visto a Lathermore. In particolare sulla spada e lo scudo. Che genere di Pokémon erano e che ne è stato di loro? Questa storia è ancora fitta di misteri. Per questo pensavo di tornare alla sala dei tesori per esaminare gli arazzi alla luce del buio. Ancora?
Ma che sarà successo? Lo stadio di Roma ha tremato. L'Olimpico. E dove si trova la centrale sotterranea del presidente Rose? Allora, che succede? Qui c'è un punto energetico, così pare. Ma mi sembra un dialogo stupido perché c'è uno stadio. Ovviamente, sì. Il rilevatore di punti energetici sta reagendo. Reagisce ai luoghi dove può verificarsi il fenomeno Dynamax. Questo vuol dire che qui può avere luogo il fenomeno Dynamax, ma perché stupirsi? Non ho capito questa cosa. Sonia, Checco, avete sentito quelle scosse? Il presidente Rose starà di sicuro facendo uno dei suoi esperimenti. I Pokémon di Roma potrebbero cominciare a dynamaxizzarsi. Capisco, è meglio avvisare il presidente Rose. Vengo anch'io, così siamo sicuri che non ti perdi. Non vedo l'ora di vederti in finale, buona fortuna. Vai ora, raggiungi Alleghe per conquistare la tua prossima medaglia. Tanto leggevo in chat, lo stadio di Roma ha tremato, è tornato il pupone. Oh Checco, Checchino! Aspetta, andiamo prima a scoprire della lore. C'è qualcosa per terra. Addirittura? Perché non avrò? Un terror panno. No. Grazie di aver consegnato la lettera. Ok. Quindi è un fantasma, indubbiamente, la bimba morta di malattia che abbiamo aiutato a trovare pace per una lettera mai consegnata. E essendo che parlava della mia Pauline, si può intuire che fossero anche in qualche modo innamorati questi due bimbi. Ma vai, erano bambini. Vabbè, che vuol dire, nel senso, cioè, due bambini che si piacciono, ci sta. Cioè, è proprio triste come storia. Il Terror Pan non ha Choice Scarf che non ce l'ha fatta, in che senso? Non è stupida come cosa, cioè... Ferdi dice giustamente, siccome la stola scelta è una sciarpa sostanzialmente, il terror panno potrebbe essere una stola scelta che diventa tale, una sciarpa che diventa terror panno nel momento in cui un morto la possiede e si deteriora con il tempo, la stola scelta deteriorata diventa un terror panno. Non è sbagliata come idea. Comunque ci devono mettere sempre... la morte in mezzo in Pokémon, anche se in maniera velata, sono fissati con questa cosa, nel bene e nel male. Primi bosco, poi quel quiz, avevo i cervelli in pappa, però alla fine t'ho raggiunto. Vieni con me sui percorsi 7, ho bisogno di una bella sfida per rimettermi in sesto, dai raggiungimi ciccino. Andiamo a prendere la tuta, sì. Ok, ci sono anche le scarpe fuoco, no, ok. Ho finito, sì. Che look strabiliante, mi sento come se fossi finalmente diventato un Pokémon. Vestiti come questi accendono talmente l'entusiasmo che basta indossarli per sentirsi un Pokémon di tipo fuoco. Cosa mi dai? I danni della mossa acrobazia aumentano se chi la usa non ha con sé uno stromonte, quindi un MT? Ok, perché mi mancava qualche MT nell'altro gioco, cioè nell'altro salvataggio. Allora, torniamo a vestirci in maniera decente, perché è orribile il mio outfit al momento. Devo essere emo. Dobbiamo fare una cosa, il ristorante. Girati, non abbiamo fatto la sfida nel ristorante. Questa volta è in doppio, me la ricordo. Ok. Quindi dobbiamo fare un po' di strategies. Dai. Bella. Fortissimo Toxtricity comunque per la storia. Veramente un Pokémon fortissimo. I baristi sono OP, hanno i Pokémon usati. Non lo sapevo, ma si intuisce effettivamente. Benissimo, ecco il tuo dolce regalo. Una bustina aromi, la ringrazio assai. Io è da una settimana che cerco una bustina aromi dai baristi, Sidonia. Ragazzi, non so che drop rate abbia. Ti è dato una bustina aromi? Sì. No, mi ha dato la caramella rara. Ok. Allora, bene, ora possiamo andare nel percorso. Non so perché volessi volare, non aveva molto senso. Il centro Pokémon non l'abbiamo visitato, sai? No, perché non ci siamo arrivati di qua. Questo vende delle MT che penso di non aver comprato neanche nel gioco principale, perché mi ero scordato dell'esistenza di questo negozio. Lasciamo perdere. Let's go. Dicevo, questo ragazzi, secondo me è il percorso più deludente di tutto il gioco, ragazzi. È uno sputo e la caratterizzazione è niente, è una strada. Ok, ecco, per diventare forte devo sperimentare tante cose diverse, altrimenti come posso sperare di arrivare a livello di mio fratello? Per non parlare poi di superarlo. Insomma, voglio dire, me la sono presa male prima, no? Però voglio fare una lotta per farmela piglia bene. A pini pini
Vediamo se riesco a fare con la squadra che ho messo su stavolta. Vortica. Beh. Il tuo stile di lotta mi ricorda un po' quello del mio fratello. Sarà che usi mosse super efficaci come dovrebbe fare chiunque? Comunque ci siamo a 2 punti su 3 che sono effettivamente punti. Ma perché hanno fallito proprio un Roma ponte. Ne ha 2. Sì. Ed entrambi i ponti di Roma hanno sconfitto. Corretto. Allora, lui è fuoco e mi fa male, ma è anche qualcos'altro. No, è solo fuoco. Solo fuoco. Quindi mi levo. Non ho crittato. Ho crittato. Mi levo. Sì, ha voglia. Non ho neanche una mossa terra. Però intanto. Oh, oddio, sì, non è neanche la mossa terra. Perché non ho neanche una mossa terra? Intanto guarda che strumento. Peccati là. Importantissimo. Attenzione a Hitmore, che entra in campo. Quanto è bello riunire questo. Earthbound è stupendo. Andiamo signori. La katana. Non è un crit questo. Attenzione alla frusta de fuego. Lady Porscar avrà un meno 1 in def. Qui devo prendere la frusta de fuego con Dario Muscia. Ah, perché sono scappato in un buio questo? Porca la porca. Quindi fino alla fine del gioco ora devo giocare con fumo chiaro. Non avevo controllato le mosse che aveva questo coso, ma sono orribili. Sanguisuga va bene in realtà, ma lanciafiamme è una merda. Maledizione è quella mossa di merda che non si sa che cazzo fa. La maledizione è una maledizione. Un suppli coltello. Ci uccide. Oh, sto Hitmore ci sta aprendo. Superpozza, che ha fatto? Mi manda contro un elettro. Si vede che non ha migliori alternative. Vabbè, sì che ce l'ha Inteleon. Ah no, perché da te ha. La mia Groovy. Che è comunque la migliore cosa di Boston, quindi sì, è stupido. Però io non ho comunque mosse terra da questo. Ah, no, non è stupido. Con la covereggella! Che te ne pare? Mi Pokémon sono troppo forti. Ah, hai perso, ti ho dato la coverage di culo. Però almeno gli hai rubato ferromascella prima di morire. E anche qui a me dà fastidio Boltund, però gli posso fare comunque la vela in punto. E allora, Boltund è solo elettro e basta. Sì. Quindi gli puoi mettere me lo sguardo tranquillamente e lo iperstolli. Cioè, oltre a fargli malissimo con acido malico. Perché elettro su erba non va. E manco su drago. Bella. La situazione si fa critica, ma è proprio in questi momenti che il fuoco comincia a ardere in me. E quindi mando un Pokémon da. Qui ci vuole lo quanto scontro. Quanto è bello lui, che ha una torta di... è una crostata. Guarda, scontro tra vecchi fratelli. Oh no, mi ha messo Snorlax, mi mangia. Attenzione agli occhioni lucidi che Inteleon fa a Metanite, ricordandogli i vecchi tempi. L'attacco diminuisce, attacco speciale diminuisce, ma noi andiamo in tamburo attacco estendendo le nostre altre due braccia che da sottoterra stritolano Inteleon e lo mandano KO. È ancora vivo Yamask? No, perché cioè Runerigus è morto. Metti Corviknight in switch, ti fa corpo scontro, lo reggi da acciaio e poi gli fai molto male. Magari setti anche un Giaguzze per dopo. Come fai ad avere un Orbitol Gigamax 3 stelle di Sripoli 99? Sono seriamente... anche Fomal ce l'ha, quindi non è 5 stelle Orbitol Gigamax? Non lo sapevo ragazzi. Espion c'ha Applin Gigamax? Sì. Tento a terra anche tu. Sto stronzo mi ha fatto privazione. E ti ha tolto il moneta amuleto? Ci provo. Perso per sempre. No, perso per sempre. Non è che adesso non mi dà soldi. Raddoppiati. Potrebbe, sai. Ma che sto facendo? Devo impegnarmi sui serio se voglio che la mia squadra dia in meglio. Bene. Bowwave ti scrive: Chiara, non ti ho sentita fare commenti sulla manzeria di Rose e Laburno. Allora, posso vogliamo dire, un commento sulla posso manzeria? Posso dire che Rose frega niente, anche perché non potrei mai pensare di fare commenti su Rose, perché mi ricordo un sacco di quando è giovane. Quindi ok, quindi proprio è totalmente ovvio. Però merda Laburno. Non Dande, è Laburno? No, Laburno. Anche secondo me comunque. Laburno c'ha... Non lo so perché, però c'è proprio il fare scazzatino così che... Anche secondo me Laburno è il best boy, best usbando. Sì, per me Laburno ha vinto. Coatto. Ricordo che prima di partire per questa avventura guardavo il mio fratello in TV. Per me era una stella che risplendeva di una luce accecante. Ora so cos'è che lo rende tanto forte. Capisco bene cosa ha più di me. Ma anch'io sto diventando forte.
non velocemente come te, però me la cavo alla grande. Grazie per aver lottato con me. Fammi rimettere in sesto i tuoi Pokémon, va? Ora, una cosa, io ti chiedo. Da persona che gioca poco ai giochi, lui ci ha appena curato, ok? Io non ho passato sui titoli precedenti di Pokémon, bla bla. Lui ci ha appena curato. Ok. Se non l'avesse fatto, noi saremmo tornati indietro dentro la città e saremmo andati. Mi stai chiedendo cosa cambia? Niente. Ti sto chiedendo perché leggo la gente incazzata perché dopo che lotti ti curano, ma non è esattamente quello che avresti fatto da solo. Ma non è un problema, ragazzi, perché in realtà vi dico, giocando tanti RPG, la cura in realtà in tanti altri RPG è possibile farla sempre quando volete. Esempio, prendiamo Dragon Quest 11, ti puoi curare con le spell del party e risanare gli MP del party è facilissimo. Quindi in realtà Pokémon è uno dei pochi giochi che mantiene ancora la cura fattibile solo attraverso strumenti o centri Pokémon, perché in realtà nella maggior parte degli RPG è possibile curarsi con delle spell, come se potessi fare ripresa di meno sguardo su tutti quanti gli altri Pokémon. Ho capito cosa voglio veramente, comunque voglio lottare contro il mio fratello. O per meglio dire, voglio essere io a sconfiggere l'invincibile campione. E ce la farò, vincerò io. Ho deciso, voglio andare a Alleghe a conquistare la prossima medaglia. Dopodiché voglio sfidarti di nuovo. Buona. Vedi, però leggo, non è un problema farlo in questo punto, ma in altri punti agevola troppo il gioco. Quali? Il punto è che io ho sempre pensato, ah, adesso vo' a curarmi, il gioco mi ha detto, toh, ti curo. E per me è semplicemente un, okay, grazie. Un velocizzare una cosa che avrei comunque fatto a prescindere, quindi non la sento come una semplificazione delle cose, non so se mi spiego. Certo. Te volevi andare a ricorda mosse, però. Ci sto andando, infatti. No, per me dico. Sì, controlla se ricorda qualcosa. Senti, mi impara una siga sto Pokémon, ma che fai? Aspetti. Guarda, niente. Aspetti. C'è niente da fare. Strano però, io mi ricordo del fossa di averglielo dato a Yamask. Controllate ragazzi se Yamask impara fossa. Allora, ora guardo solo qui la roba che impara. Impara russare. Direi di no. Viso truce. Lo butto. Attrazione. Lo butto. Impara fuoco fatto, non lo servì. Sni. Non è male. Vendetta. No. Sabbio tomba. Che schifo. Caduta massi. Terribile. Battiterra. Questa qua. Sì. Vabbè, è buona. Battiterra è buona, sì. Raggiro. E cambia posto. Parliamone. Individuo non voglio toglierlo. Se c'è qualche status. Oddio. Toglierò individuo, ma per un'altra. Perché vorrei fargli imparare danza spada. Dai, dai, va bene, andiamo. Vabbè, intanto andiamo nel percorso 7. Siamo contro Maya Modella. Ruota a pochino. Maya ha un'ape in squadra. È vero, non c'avevo... non c'avevo evidentemente pensato. Si sono divertiti a tradurla così apposta. Mm-hmm. Puoi provare a insegnare retromarcia a Priscilla. Mm-hmm. Ci sta bene? Certo. Come fa? Puoi togliergli il tracoto, sì. Cioè mi tengo comunque il boost di attacco. Però gli levo questa che tanto non ha stab. Esatto. Ragazzi, questa è l'evoluzione di Meo. Di Galar. Che non è Persia ma Berserker. Berserker. No, perché ho usato la Scudo Ball? Master Ball reskinnata. Master Ball reskinnata. Master Ball reskinnata. Scuro Ball di giorno. Yeah, è all'aperto. E la Scuro Ball funziona non se è giorno o notte, ma se sei oscuro tu dentro. Come lo chiamiamo per Berserker? Sceglierò Olga. Anche Xina era bello. Lo chiamo io Xina. Vai. Un profungo. No. Mi ha driftato il gioco. Guarda come mi insegue. Mi ha driftato. No. E quindi? Io lancio una Love Ball. No. Basta, lasciami andare. Ho trovato un Corviknight. Che nel mio caso devo catturare. Qui. Posso chiamarla Xena, scusa. Va bene. Che vuoi, che vuoi. Non ti temo. L'animazione di Viso Truce Arte anche a me è piaciuta un sacco. Allora, come lo chiamiamo Corviknight? Brandon.
Giusto. Ma abbiamo anche un Tievul, che è l'evoluzione di Nikit. E se non sbaglio non l'ho evoluto qui. Io un po' ci sono rimasto male. Sì, non ti è piaciuto? Me l'avevi detto. Ma perché mi ero fatta delle idee diverse. Quando abbiamo visto Nikit la primissima volta, mi ha ricordato un sacco Zorua. Sono entrambi dei Pokémon con i disegnini sul muso. E quindi mi aspettavo che evolvendo Nikit diventasse una sorta di Zoroark, ma in chiave un po' più femminile. E quindi ero stracuriosa. E ci sono rimasta male, però vabbè, per carità, era un'idea che mi ero fatta io, non stava scritto da nessuna parte. Per me i baffi, però, ragione Ferbi, rovinano un po' tutto il design. Più che altro non dovevano metterglieli... Anche alla femmina. Alla femmina, non gli sarebbe costato niente fare la versione femminile senza baffi, esattamente come ci sono un sacco di Pokémon che hanno la versione maschile e femminile e cambiano di pochissimo. Come lo chiamiamo? Tanto è una femmina. Ma per un livello di differenza mi devi rompere il cazzo. Bello Paolo Fox, bello, mi piace. Ho buttato via 3 bolle perché avevo un livello in meno di lui. Pezzo di pezzo. Ti prego non farmi del male. Guarda Morgan. Ti prego non farmi del male, ti prego. Ti prego non farmi del male, ti prego. Me lo chiamo lo stronzo. Una bacca Perin. No, Sigma mi piace. E adesso? Vada così. Sigma. Vai. Dunque, a me mancherebbe... Galvantula. Mm-hmm. Inkey anche c'è. Come lo chiamo questo Leopard? Cassandra. Bello Cassandra. Galvantula intanto. Cassantula. E chiamiamo Ariadne. Ariadne, bello Ariadne, pieno di significato. Ma ce ne stiamo fottendo alla grande di Pokémon maschi e femmine. Non importa. Allora, qui direi di fare un tattico privazio. Critichello! Guarda che critichello. Dai un soprannome in Casey, come lo chiamiamo? C'è un nome palindromo, ragazzi. Io mi prendo Girolamo. 8, perfetto. Che se lo giri è uguale. Allora io la chiamo Anna. C'è un nome palindromo, Ignazio. Altra creatura critica. Sto crittando in continuazione. Come lo chiamiamo Garubantula? Io chiamo intanto. Praticamente abbiamo finito in contemporanea. Ma lei è bravissima. Non l'ho chiamato in nessun modo perché ho pronto bitto 3 volte. Mi dispiace ragazzi, scusatemi. E Tievul? Genoveffa. Bella Genoveffa. È un nome effettivamente da donna con baffi. È esattamente quello che stavo pensando. Ora saranno almeno 10 Genoveffe in live che saranno offesissime. Quanto sono inutili i repellenti in sto gioco? Tutti, cioè tutta non ho l'inutilità. Io ne ho presi 100 e non ho capito neanche perché l'ho fatto. Vai, usciamo. L'avevi fatto perché stavamo facendo il backtracking. Vero. E abbiamo detto, boh, andiamo a vedere che cazzo c'è. Ah, Morpeko. È molto difficile da vedere perché è nell'erba. E fai il quinto piccolo, tonto. Piccolo, e intanto devi evitare i berserker e gli leopard che vogliono stuprarti. Eccolo. Tu vuoi doppio o vuoi diavolo? No, io voglio doppio, ma tu chiamalo bilocale, che è bellissimo. Ma come bilocale? Se non lo chiami se non lo chiami te bilocale, lo chiamo io e te lo chiami doppio. È bellissimo bilocale, perché dici me? Senti, ci facciamo una cucinata? Non io l'abbiamo mai fatta. Ho appena usato la una pozione. Ma tu mi vedi se io mi accampo qua? Questa è la mia domanda. No? Quindi si può cucinare insieme solo nelle terre selvagge? E allora cuciniamo dopo. Si chiamano le rovine di questo, cioè in quale posto d'Italia siamo? Siamo, perché questi sembrano tipo i fuori romani. Allora uguali Pompei, quindi praticamente stiamo andando da Roma ad Alghe passando per Pompei. Va bene, è l'Italia di Araki. Suspense. Vaffanculo con la B, forza in come lo chiamiamo Gurdur? Tutte e due femmine, tra l'altro. Crocifissa e Rosaria, okay. A me piace. Quale vuoi, ovviamente? Crocifissa. Vabbè, dai. Chi c'è qua? Raya! Cosa trovo qua?